Me l'ha data un tedesco, un militare che avevo arrestato con altri due o tre, ecco, e l'ho disarmato, che prima quando è arrivato lì bisognava avere una macchina fotografica, aveva il mitra addosso, mitra era una lo chiamavano un nome, un tedesco era, lì l'arma. Lo sten. Aveva le giberne sai dove si mettono i proiettili lì. Poi infilato nel cinturone che aveva qua, c'aveva una foto, oh grande così senz'altro. Non sparare, non sparare, sta tranquillo, tu mi avresti sparato. Ma io non ti sparo, vieni pure avanti. Era lì in un cespuglio e io ho visto muovere nel cespuglio, allora ho detto se c'è qualcuno venga fuori perché io sparo dentro la macchia. E allora lui è venuto fuori, non sparare, non sparare, sta tranquillo che tu mi avresti sparata. E gli ho detto, aveva quella lì, la fotografia, me lo ricordo bene, c'era una signora e un militare, ma io non sono stato a guardare lì se era lui o chi era, e due bambini da una parte e due dall'altra. Adesso non so se è il suo fratello, di un amico o che, ecco, e ce l'aveva infilato lì nel cinturone. E questa croce? E poi l'ho disarmato tutto, l'aveva appesa qua, così, al taschino. E lì tra il bottone del taschino l'aveva lì che pendeva. Ti regalo anche questa, parlava bene l'italiano, se non era italiano, chi lo sa. Ma aveva la divisa da tedesco? Sì, ma era un tedesco, perché lo capisci anche, loro l'R lo portano un po' Rausch, tipo così, e sì. Mi ha dato quello.